Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi parliamo invece oggi di Realm Royale, ragazzi, lo sapete, il gioco sparatutto che porto ogni giorno in live e che mi fa prendere i colpi al cuore perché c'è Frexone che fa il pazzo. E Frexone, se passate dalle mie live, vedrete chi è, passate nel canale di Frex Royale. Mi raccomando, il gioco che porto ogni giorno in live, ragazzi, anche oggi ci regala un grande aggiornamento, un update molto significativo che continua a dar forza al team di Hi-Rez Studio, che comunque ci fa capire quanto tenga al suo piccolo gioiello. Allora, oggi andiamo a vedere qualche modifica e poi, grazie sempre al mio grande amico quello che succede su Twitch e YouTube, due nuove skin che andranno a poter essere sostituite a quelle del pulcino quando si viene killati. La prima parte di update riguarda proprio il gioco in sé. Da adesso le dimensioni del cerchio della nebbia sono state ridotte man mano che ci si avvicina al gioco e il primo cerchio non viene più mostrato quando si è nel dirigibile, quindi sono molto più piccole adesso e il primo non si vede più, quindi ci si butta in una parte della mappa completamente a caso. Grandi modifiche anche per le hitbox, che sarebbero praticamente i colpi andati a segno. Adesso hanno risistemato tutto il fattore grafico e l'animazione dà molta più visibilità al giocatore che sta sparando per la precisione del colpo. È molto meno fastidioso adesso colpire e hittare un nemico. Hanno finalmente sistemato un po' di più i controlli durante il lancio del paracadute. Sono molto più malleabili, dinamici, diciamo così, in modo che possiamo direzionarci in maniera più corretta verso il punto che vogliamo usare come approdo. Hanno aggiornato anche la grafica nei colpi alla testa quando riusciamo appunto a ittare un nemico. Adesso è molto più chiaro capire quando lo abbiamo ittato in testa. Hanno aggiunto, ragazzi, 2-3 nuove lingue di gioco che a noi in realtà non frega niente. Comunque hanno messo il cinese tradizionale, il cinese semplificato e il coreano. Arigato! Shida! Oh! Shida! Shidu! Ha ha! Questo qua era il cinese arrabbiato che molti conosceranno, arrivate da Rules of Survival di novembre. Shidou! Allora, miglioramenti anche per quello che riguarda le prestazioni del server, quindi server molto più veloci adesso, partite molto più rapide. Hanno anche sistemato, per fortuna, il sistema di riconoscimento degli hacker, così hacker, perché non ho la H, non ce l'ho più la H. In questo modo, ragazzi, dovesse succedere qualche cosa a parte il report, loro sapranno subito se c'è qualcosa di anomalo nel gioco. Per quello che riguarda invece il vero e proprio gameplay, ragazzi, hanno modificato l'elmo, dove la protezione per quello epico è del 35% e per il leggendario del 50%. Incredibile, ragazzi. Hanno modificato il livello della salute iniziale a 1500 e l'armatura a 100. Prima era 400, forse, se non ricordo male. Hanno aggiunto 50 armature, 50 di shield a ciascuna delle armature. In questo modo, con l'armatura al massimo, potremo ottenere 1500 punti extra di shield. Hanno fatto delle modifiche anche per quello che riguarda la classe dell'armatura, o meglio la protezione della classe: 200 per la comune, 250 per la rara, 300 per la epica e 350 per la leggendaria.
hanno modificato anche le armi, ragazzi. Il fucile automatico, che dovrebbe essere l'automatic rifle, non ricordo al momento il nome con precisione, hanno aumentato il caricatore a 30 colpi e hanno aumentato i danni rispettivamente. Numeri sono validi per ogni classe: 90, 108, 126, 144. Quindi fucile automatico diventa molto più cattivo, così come il fucile a raffica. 125 per il comune, 150, 175, fino ad arrivare a 200 per il leggendario. Risolti anche veramente un sacco di bug che davano un po' fastidio, tra cui, ragazzi, per quello che riguarda le partite in team, dove i compagni di squadra non vedevano lo stesso conteggio delle eliminazioni, adesso invece è sistemato. Hanno sistemato il bug dove diversi giocatori della squadra apparivano con un segnalino giallo se uno di loro si disconnetteva. Hanno sistemato anche il bug dove non si vedeva il chest leggendario nella mappa di gioco, adesso dovrebbe vedersi per tutti. Hanno risolto un bug dove alcuni riuscivano addirittura a tenere le pozioni duplicate, cosa che non è possibile in questo gioco neanche per le armi. Hanno sistemato anche dei bug per quello che riguarda la ricarica delle armi, che a volte non era precisa nel tempo in cui la stavamo facendo. Hanno risolto un bug dove due giocatori dello stesso team che killavano un avversario avevano trovato un glitch per ottenere entrambi il pollo d'oro. Non si può più fare. Hanno sistemato il bug del pulsante emote. Quindi adesso, ragazzi, se avete acquistato l'Alpha Pack, potete utilizzare l'aquila, l'emote che c'è, premendo il tasto B, se non ricordo male. Hanno sistemato anche alcune abilità dell'ingegnere che non funzionavano correttamente e hanno sistemato anche un bug dove non si mostrava correttamente il conteggio delle munizioni. Ma non è finito qua, ragazzi, l'update era questo, ma noi abbiamo anche dei file che vanno a mostrare le nuove skin, come già vi stavo dicendo a inizio del video, ragazzi. Andiamo a vederli assieme, pronti? Sbram! Guardala qua, prot! Questa, ragazzi, è una delle nuove skin che potremo sostituire al nostro polletto. È molto molto carina, sembra un ciambellino, sembra un pulcino di zucchero, non lo so, ha una faccia un po' strana, un po' ambigua, però molto molto divertente. E la seconda skin nuova che andiamo a vedere, Sdreng, è il piccolo draghetto, ragazzi. L'avevamo già vista un bel po' di tempo fa, sono comunque dei file presenti nel codice sorgente del gioco, quindi ufficiali. Non sappiamo la data di release, ma sappiamo che ci sono. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Spero che anche voi, se abbiate un PC, scaricate Realm Royale. Non preoccupatevi, perché tra pochissimo arriverà disponibile anche per gli utenti di Xbox One e di PlayStation 4. Noi ci vediamo in live. Ciao! Andate nel canale di Frex Royale. Ciao!